Fabrizio Crimi è presidente di BetPro e lo sfondo che abbiamo scelto è il più bello, siamo sinceri. Fantastico, direi, guarda, inaspettato perché, oddio, ci speravamo ed eravamo anche ben fiduciosi visto la prima edizione del Malta Poker Dream, dove tu eri presente e evidentemente hai portato anche fortuna, perché abbiamo, diciamo, bissato, abbiamo superato alla grande il numero dei partecipanti della passata edizione e abbiamo soprattutto, siamo riusciti a ottenere questa fantastica sala che anche per l'occasione è stata adibita appunto a set cinematografico per il film che tu sai che stiamo, diciamo, partecipando in maniera molto attiva per il poker, che è Poker Generation. Sì, credo che segnerà un momento per il poker italiano come è stato per The Rounders negli Stati Uniti. Noi 13 anni fa ci siamo innamorati del Texas Hold'em con The Rounders, credo che tanti ragazzi italiani si innamoreranno del Texas Hold'em con Poker Generation. Guarda, le immagini parlano da sole, ma devo dire che noi vogliamo semplicemente dare questo piccolo contributo che riteniamo sia utile anche per anche tutti gli altri competitor, perché purtroppo in questi anni si è sempre fatto un po' di confusione, si è sempre associato il tornei di poker, il Texas Hold'em, a quello che era un po' il gioco d'azzardo. Di fatto con questo film si vedrà, e speriamo che saranno tanti ad andarlo a vedere, si vedrà proprio una disciplina sportiva a tutti gli effetti, e quindi riteniamo di aver contribuito con questo sforzo, perché è stato uno sforzo notevole, come hai visto tu, mettere in piedi tutta sta roba qui non è una cosa da poco, ma pensiamo di contribuire, di aver contribuito veramente, contribuiremo veramente a sdoganare veramente quello che è il Texas Hold'em per quello che è realmente una fantastica disciplina sportiva dove tutti hanno la possibilità di inseguire il proprio sogno. Oggi la solita consueta presentazione in grande stile in linea con BetPro, e hai annunciato anche importanti novità. Sì, abbiamo annunciato importanti novità perché è giusto che sia così. Malta Poker Dream è un evento, oserei dire unico in questo senso, nel senso che è un evento, un po' l'evento dell'anno per noi, un momento di festa dove è giusto anche dare degli input nuovi. Abbiamo annunciato appunto questo primo free roll qui a Malta dal vivo con un 100.000 garantito in un torneo totalmente gratuito, dove anche qui faremo uno sforzo notevole per portarlo a casa per come si deve. Siamo certi che sarà un evento di parecchie migliaia di persone, vogliamo arrivare almeno a 1200 partecipanti. Con la struttura che abbiamo, grazie a Dio, qui in Malta ci consente di fare, diciamo, di organizzare bene la cosa, e quindi questa sarà una grandissima novità, credo, perché anche qui vogliamo essere i primi, insomma, a lanciare sempre qualcosa di nuovo, sempre grandi sforzi, grandi sacrifici, ma non abbiamo paura di lavorare, di impegnarci per cose che faranno sicuramente piacere a tutti i players che si avvicinano per la prima volta qui a Malta, al poker, insomma. Grazie quindi a Fabrizio Crimi, presidente di BetPro. A questo punto noi ci spostiamo, perché vedete alle nostre spalle quel braccio mobile, quello splendido Crame, arriverà in rapida carrellata per vivere le emozioni del tavolo finale, ma non quello del torneo Malta Poker Dream, quello che vedrete ovviamente in Poker Generation al cinema.